grandi imprenditori, c'è questo imprenditore che ha detto io lasciatemi governare, votatemi perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, vi farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano che credono e fanno. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi l'impiccano a testa sotto. Questo è l'italiano. Nessuno si dimette, tutti pronti a chinare il capo, pur di mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci, a intrallazzare. Uno se la prima cosa che fa è mettersi d'accordo con un altro per superare le difficoltà, non c'è nessuna dignità da nessuna parte. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata. Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, nel senso 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no vada alla valora per come sta andando. Ormai da tre generazioni.